Hello, everyone, and welcome to this September LifeWave Connect product edition. We're so glad that you chose. to join us and spend a few minutes with us today. And we have so many things to talk about. Some amazing updates around August. Was just a phenomenal month for LifeWave, just record-breaking and just so much gratitude. Sono molto grato di questo, parleremo anche di questo, ci sono anche degli aggiornamenti che vorremmo darvi, parleremo di X39 e Ion, quindi senza indugiare voglio vedere se il nostro fondatore, il fondatore della nostra tecnologia è qui con noi, sei con noi? David, sì, come stai? Bene, tu? Parliamo un po' di agosto, è stato veramente un mese incredibile per LifeWave il mese di agosto. Sì, sotto molti aspetti. Dal punto di vista del business è stato il mese più grande di tutta la storia dell'azienda. E grazie alla grandissima leadership che sul campo e ai nostri clienti, quindi io vorrei estendere i miei ringraziamenti, il mio apprezzamento a tutti loro. E poi un'altra cosa che devo sottolineare, c'è stato questo incendio incredibile a Maui e le persone che sono con noi oggi sono coscienti di questo. Noi abbiamo fatto delle donazioni alla Croce Rossa per portare le persone i medicinali, cibo, acqua ai bambini, un aiuto medico. E quindi per aiutare queste persone colpite da questa tragedia. E noi abbiamo sempre più successo finanziario, non soltanto per fare queste donazioni, ma anche per andare avanti con le nostre ricerche e appunto dare aiuto umanitario per aiutare le persone che hanno bisogno. Poi un'altra cosa di cui sono molto grato è questo, non soltanto per le persone sono state colpite da questo incendio nella Hawaii, ma per tutte le persone. Siamo solo all'inizio del mese, ma sembra che sia passato tantissimo tempo. Abbiamo appena aperto il mercato canadese e siamo molto felici di ritornare a servire i nostri clienti e i nostri partner, brand partner in Canada. Sì, il governo canadese, ci sono stati dei cambiamenti nel paese, anche nei vari settori. Ci siamo rivolti ad un avvocato perché il governo canadese vuole rallentare l'economia e stavano quindi bloccando molte aziende a fare il loro business in Canada e non capiamo perché è così e abbiamo quindi deciso di aiutare finanziariamente i nostri brand partners in Canada e per far sì che continuassero a essere attivi ed è stata un'ottima decisione, una decisione che riprenderei anche se dovessi rifarlo e abbiamo formato questa partnership con i nostri brand partner in Canada e quindi le cose vanno molto meglio di prima, quindi ringrazio moltissimo la nostra comunità canadese. Questa crescita che abbiamo sperimentato incredibile da quando è stato lanciato X39 continua a crescere, no? E penso che dobbiamo fare alcuni aggiustamenti, anche aggiustamenti che abbiamo fatto del nostro sito web. Non so se vuoi dirci qualcosa anche su questo prima di passare a parlare del prodotto. Sì. Per quanto riguarda il sito web degli Stati Uniti, sono cresciuti molto velocemente, incredibilmente velocemente. Abbiamo dei leader negli Stati Uniti che stanno facendo un lavoro veramente fenomenale, straordinario. È il mercato più grande di tutto il mondo per noi e abbiamo
E adesso siamo entrati nel radar dell'FDA. Noi abbiamo sempre avuto una buona relazione con l'FDA da quando è stata creata l'azienda. E noi dialoghiamo con l'FDA regolarmente e ci fanno ispezioni. Quindi ci sono dei cambiamenti che riguardano gli accordi con le cellule staminali. Se pensiamo alle cellule staminali che somministrate attraverso le iniezioni, io non credo che sia giusto considerare che le cellule staminali vengano considerate come un medicamento, come un farmaco, e questo per me non è corretto che venga considerato, che vengano considerate come un farmaco, perché le cellule staminali vengono prodotte naturalmente dal corpo umano. Quindi la tendenza è un qualcosa di cui dovremmo preoccuparci, di cui dovremmo essere consapevoli, ma dobbiamo rispettare questi cambiamenti e proteggere l'azienda. Quindi abbiamo fatto due cose. Quindi per poter proteggere l'azienda cambieremo le nostre affermazioni, le nostre dichiarazioni sul nostro sito web e abbiamo anche cambiato un po' la configurazione del back office. Lì si possono trovare gli studi clinici e tutte le risorse. Il motivo di questo è il modo in cui, perché se si fa uno studio con delle dichiarazioni, e i nostri cerotti fanno molto di più di quello che noi dichiariamo. Jeff, tu sai che il nostro staff ha parlato di questo e noi alla convention comunicheremo dei cambiamenti molto positivi del sito web per poter continuare a interagire con l'FDA. Quindi se visitate il sito degli Stati Uniti, le dichiarazioni che ci sono rimarranno lì soltanto per altri 30 giorni e poi faremo degli annunci alla convention per quanto riguarda i cambiamenti che dovremmo fare. E ci sono grandi cose che arriveranno in futuro. Quindi sono molto grato a tutto il lavoro che si sta facendo. Questo, diciamo, è un segno tremendo del successo dell'azienda. Sì, noi siamo responsabili, dobbiamo proteggere la nostra comunità, dobbiamo proteggere l'azienda e assicurarci che l'opportunità sia lì per molto tempo. Io sono nel business da 20 anni e questo non è stato per caso. Quindi per poter noi usiamo appunto le due aziende di oli essenziali. Noi sappiamo che gli oli essenziali fanno molto di più di quello che dicono queste aziende, si conosce molto bene l'efficacia e la sicurezza degli oli essenziali, ma l'FDA è molto severa con tutti i prodotti che inaliamo, per esempio. Quindi il messaggio è che noi faremo tutto ciò che è richiesto per rispettare le norme dell'FDA. Ci saranno delle testimonianze. Io ho parlato, per esempio, con un medico ieri che mi ha detto che dopo aver usato il prodotto per 90 giorni, ha visto dei risultati, quindi continueremo a crescere, continueremo ad avere successo e tu andrà molto bene. Tu sei sempre una persona molto proattiva e risolvi sempre le questioni immediatamente. Quindi
Quindi volevo ricordarvi, se avete delle domande, noi risponderemo alla fine. C'è la possibilità di scriverle nella sezione di domande e risposte. Oggi parleremo di X39 e di Aeon. Sì, è Jeff, oggi? Allora, noi vogliamo considerare gli effetti dello stress sul corpo umano. Aeon è un prodotto che è stato progettato specificamente per ridurre lo stress. È stato quindi progettato specificamente per ridurre lo stress e i nostri studi clinici dimostrano che fa esattamente questo. E la cosa interessante è che quando noi misuriamo gli effetti nel sistema nervoso autonomico abbiamo diciamo la parte sì, che riguarda appunto del cervello simpatico e parasimpatico, no? E quello che abbiamo scoperto con i cerotti e Ion, che subito dopo averlo applicato, indipendentemente se una persona si trova in uno stato di profondo rilassamento o in uno stato di agitazione, c'è stato, diciamo, un bilanciamento, un equilibrio di questi due stati. E non ha effetti collaterali sul sistema immunitario. Mia figlia mi ha detto che ha fatto la sauna, si sentiva molto meglio. E l'ha fatto anche il giorno dopo, penso di farlo per 3 giorni alla settimana. Io ho detto no, non farlo, non farlo, perché puoi rilassarti troppo, le persone, diciamo come Mariah Carey, che hanno un talento particolare con la sua voce, no, ma in questo modo puoi in un certo modo influire sul tuo sistema immunitario. Noi conosciamo lo stress di lavorare molte ore, ma essere troppo rilassati può in un certo modo influire negativamente sul sistema immunitario, e questo è quello che fa X39, cioè equilibrarlo. E X39 ha dei benefici enormi per le persone che sono in una situazione di stress, perché aumenta la risposta antinfiammatoria. E aumenta anche i livelli di antiossidanti, ma tra un po' ne parleremo più nel dettaglio. Lo stress quello che bisogna fare, l'unica cosa che bisogna fare è controllarlo per avere una vita di buona qualità, per poter preservare la loro gioventù, diciamo, e vivere più a lungo. Vediamo tutto questo un po' più nei particolari. Quindi, innanzitutto, iniziamo dal principio e vediamo quali sono gli effetti dello stress sul corpo umano e le cose che dobbiamo imparare da tutto questo. Quindi, la cosa più importante che dobbiamo sapere è che lo stress colpisce ogni parte del nostro corpo. Lo stress può essere fisico, può essere emotivo. Ed è interessante pensare a questo. Ci può anche essere, lo stress può essere positivo o negativo. Per esempio, l'esercizio fisico è un tipo di stress positivo. Quindi esercitare i muscoli, per esempio, i muscoli del cuore è una cosa positiva. Perché avvengono, diciamo, dei cambiamenti fa favorevoli e positivi a livello ormonale. Per esempio, se le persone lavorano molto, io appartengo a questa categoria, o le persone che hanno problemi finanziari, problemi economici, hanno persone che, se qualcuno litiga con qualcuno, tutto questo crea uno stress emotivo che
che provoca dei cambiamenti fisiologici e biochimici che sono misurabili nel corpo umano. E la risposta può iniziare nel cervello, nel sistema nervoso e poi alla fine avrà gli effetti collaterali, per esempio nell'intestino, e quindi colpisce il sistema immunitario, e anche sul sistema riproduttivo, per esempio negli uomini, lo stress ossidativo può danneggiare le cellule nei nostri testicoli e ridurre quindi i livelli di testosterone nel tempo. Questo è un articolo molto interessante che spiega quali sono gli effetti collaterali dello stress su tutti i sistemi del nostro corpo? Poi ne parleremo tra un mese più nel dettaglio alla convention. Per esempio, il sistema cardiovascolare è particolarmente interessante perché l'ormone della cisteina è un marker infiammatorio. E si dice che i livelli alti di questo ormone può creare dei problemi al sistema cardiovascolare e aumentare il rischio di cardiopatie. Noi sappiamo per il Covid che abbiamo diciamo sperimentato, livelli alti di fibrina possono causare una miocardite, possono anche aumentare il rischio di infarti o di ictus. Quindi dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre lo stress. Tutti abbiamo stress nella nostra vita e quindi quali sono gli strumenti che possiamo usare per ridurre questo stress? In che modo possiamo gestirlo? Allora, questo era uno studio che volevo mostrarvi, i sintomi, ma non si vedono, è abbastanza palese, diciamo, ecco i sintomi dello stress, vediamo quali sono. Allora, i sintomi dello stress, li conosciamo tutti, non dobbiamo prestarci troppo, dedicare troppo tempo. Per esempio, tensione del collo, mal di testa, dolore al petto, diciamo una stanchezza che non è normale. Forse non abbiamo dormito abbastanza, non abbiamo seguito una dieta sana. Questi, diciamo, sono i sintomi normalmente. Dobbiamo fare attenzione a questi sintomi perché questi effetti sono cumulativi, questi sintomi, diciamo, possono creare delle situazioni che sono cumulative, quindi il mal di testa o la tensione al collo sono tutte situazioni a cui dobbiamo prestare attenzione, non possiamo ignorarle. Quindi, seguendo tutto questo, c'è quindi una stretta relazione tra lo stress e le malattie croniche. Quindi vi dirò subito che c'è un'unica cosa che potete fare, potete iniziare immediatamente se volete, che mitigherà completamente gli effetti dello stress sul corpo e eviterà di farvi ammalare. Questo può sembrare sorprendente per molti di voi, ma è quello di adottare un atteggiamento, diciamo, di amore nei confronti degli altri. Quindi l'emozione, il sentimento dell'amore forse è, diciamo, quella cosa che riesce ad alleggerire o a mitigare lo stress, la più potente. Per esempio, le persone che sono in uno stato di rabbia possono generare infiammazione, stress ossidativo che può danneggiare il cervello. Quando le persone invece sono in uno stato e sentono amore per gli altri, tutto questo aumenta la produzione dell'ossitocina, che ha un effetto positivo, no? Quindi i tessuti si rigenerano e anche i muscoli si comportano come quando avevamo 20 anni. Quindi
Quindi se voi mostrate gratitudine, amore agli altri, facciamo qualcosa di grandioso per noi stessi e anche per gli altri. Quindi ricordatevi questo. Ma c'è questa relazione tra lo stress e le patologie. Non voglio parlare troppo di questo, ma questo è un buono articolo per avere un po' una panoramica. Quindi non c'è bisogno di dire che lo stress cronico può essere, è pericoloso, quindi capire, è importante capire cosa fare per evitarlo o mitigarlo. Quindi per definirlo anche un po' meglio, ci sono una serie di problemi di salute che sono collegati direttamente allo stress. Alcuni, diciamo, sono ovvi, alcuni no. Uno degli effetti ovvi è, per esempio, le malattie cardiache, e ne parlerò più in modo più profondo alla convention fra un mese. Ma se una persona ha problemi di pressione arteriale e vuole sapere quali sono le soluzioni naturali per risolvere il suo problema, ne parlerò nei dettagli. Parlerò dei nutrienti che sono più potenti dei farmaci per diminuire la pressione sanguigna. Parleremo di pressione sanguigna e anche delle soluzioni. Se problemi arteriali, parleremo appunto del flusso sanguigno, di tutte le soluzioni naturali che esistono per poter risolvere questi problemi. Ma una cosa che dobbiamo fare è quella di controllare il nostro stress. Se noi soffriamo un stress emotivo, può aggravare l'asma e la bronchite, ne parleremo tra un po'. Quasi tutti vogliono ridurre, per esempio, il grasso addominale. Per esempio, lo stress fa sì che sia più difficile eliminare il grasso addominale, o lo stress addirittura fa sì che aumenti questo grasso. Ne parleremo tra un po' più nel dettaglio. Quindi non voglio farvi vedere tutti gli studi, ma è importante riconoscere che lo stress cronico giornaliero, se non viene tenuto sotto controllo, può creare dei problemi di salute importanti, tutti i problemi più importanti, i problemi cardiovascolari, il diabete, il cancro. Un'altra cosa di cui penso che sia importante parlare, che è abbastanza palese, è la relazione tra lo stress e l'invecchiamento. Ne ho già parlato alle convention, alle conferenze o nei nostri webinar di Lifeway Connect, ma il nostro obiettivo come azienda è quello di sviluppare una tecnologia per frenare o invertire il processo dell'invecchiamento. E vorrei che capiste quali sono, diciamo, quei fattori che scatenano l'invecchiamento. Riguardano appunto lo stress infiammatorio e ossidativo. Ci sono molluschi che hanno più di 5.000 anni, scusate, 500 anni o 502 anni in realtà. E questi organismi hanno un controllo totale sul processo ossidativo infiammatorio. Quindi, in poche parole, questi organismi producono energia e vivono in uno stato in cui l'ossidazione e l'infiammazione non danneggiano il tessuto sano, quindi sono capaci di perpetuarsi e di rimanere giovani per sempre. Quindi gli esseri umani possono imparare molto da questi molluschi, e infatti ne parleremo di più di questo in futuro. Siamo per celebrare il nostro 20° anniversario. Per commemorare questo nostro 20° anniversario parleremo di alcune cose che riguardano l'inversione dell'età, e tutto questo sono sicuro che vi farà piacere ascoltarlo. Quindi
Scegliamo un qualcosa che diciamo è rilevante per molti di noi, che è quello di controllare, prevenire, ridurre il grasso in eccesso, il grasso addominale in eccesso. Questo è collegato direttamente al cortisolo. Ci sono una serie di cose che possiamo fare per ridurre lo stress e ridurre il cortisolo e poter controllare il grasso addominale. Se avete fatto una dieta e non c'è stati, non avete perso il grasso che volevate perdere, ci sono alcune cose che bisogna fare da questo momento in poi. Per esempio, quando si fa troppo esercizio fisico, aumentano i livelli di cortisolo e questo contribuisce a creare il grasso addominale o a far sì che non si possa eliminare. E questo significa che se facciamo un esercizio fisico breve e intenso, possiamo ridurre il cortisolo e aumentare la dopamina. La dopamina è molto interessante. Voglio usare come esempio un atleta, un supereroe, e vedere come si trasformano appunto gli attori quando devono lavorare in un film. Christian Bale ha raccontato quanto gli è piaciuto poter trasformare il suo corpo. O Ben Affleck, a lui non piaceva fare esercizio fisico, non gli piaceva andare in palestra e non era contento di dover sottoporsi a tutto questo. Per esempio, Batman, Ben Affleck è dovuto ingrassare molto. E quindi noi dobbiamo avere, diciamo, quel mindset che ci fa piacere fare esercizio fisico, in questo modo la dopamina aumenta e quindi ci sentiamo meglio. Ci sentiamo meglio anche nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni sociali, nelle nostre relazioni affettive. E quindi aumentare la dopamina fa sì che diminuisca il cortisolo e quindi poter controllare il livello dei nostri ormoni. E questo per dire che quando siamo in uno stato di stress fisico e emotivo, il cortisolo aumenta, la dopamina diminuisce e questo fa sì che aumenti il grasso corporea. Consideratelo come un meccanismo di sopravvivenza. Quindi, storicamente, il nostro corpo, se è in una situazione di stress, abbiamo bisogno di produrre grasso corporeo per poter avere una fonte di energia che usiamo in casi di emergenza. Il cortisolo era una cosa positiva, nel senso che possiamo, quindi usare il grasso corporeo come una fonte di energia, di emergenza, ma adesso le cose sono cambiate. Noi non abbiamo, diciamo, la carenza di cibo che avevamo prima, che avevamo 100, 1000 anni fa. Quindi vivere in uno stato di stress cronico non è una cosa positiva. Quindi capite comunque che lo stress di tutti i giorni può interferire con la vostra abilità o capacità di ridurre il grasso corporeo. Pensate a questo. Quindi ho parlato molto del problema che riguarda lo stress. Adesso la domanda è che cosa possiamo fare per risolvere questo problema? Questa è la buona notizia. Noi vogliamo sempre sentire buone notizie e soluzioni. Quindi la prima cosa è
avere la cosa più importante sono le fondamenta, quella di bere abbastanza, di dormire bene, di fare esercizio fisico. Il tipo di esercizio fisico è molto importante, perché l'esercizio fisico è un qualcosa che alleggerisce lo stress in modo molto potente, quindi bisogna avere queste fondamenta. Parlate con il vostro medico se avete bisogno di una guida per fare tutte queste cose. Ma oltre a tutto questo, ci sono anche degli interventi molto semplici e naturali che possono aiutarvi a controllare lo stress. Il primo strumento di cui voglio parlare, perché è così comune o frequente, perché almeno il 60% della popolazione ha una carenza di magnesio, e questo è uno studio che dimostra la relazione tra la carenza di magnesio e lo stress. È, diciamo, è una cosa molto ovvia, però ne voglio parlare. Il magnesio, l'ossido di magnesio, è molto comune, ma non ve lo raccomendo. Io preferisco il citrato di magnesio, il glicinato di magnesio. Questi sono delle forme bio disponibili qui negli Stati Uniti, e a volte è difficile trovare questo tipo di magnesio in alcuni paesi in Europa. E per lo stress, il magnesio che potete usare è il magnesio 3, che crea una sensazione immediata di rilassamento. Quindi se prendete 2 mg prima di andare a letto, questo migliorerà la qualità del vostro sonno. Se prendete 100 mg durante il giorno, potete sentire, diciamo, una sensazione di rilassamento generale. La glicina di magnesio, per esempio, aiuta a gestire lo stress. Quindi la cosa importante di parlarne con il vostro medico e prendere da 100 a 400 mg di magnesio, anche se seguite una dieta sana e completa. È un'ottima idea comunque integrarla con il magnesio. E questa dovrebbe essere comunque parte di qualsiasi programma di chiunque per gestire lo stress. Poi la taurina. Noi abbiamo dedicato molto tempo a fare ricerche sulla taurina. Taurina è un amminoacido che non diventa direttamente una proteina e ha altre funzioni come qualsiasi altro antiossidante. Per gli uomini che sono in questa cosa, se voi avete meno di 40 anni e prendete la taurina tutti i giorni, e poi vi dirò perché, gli studi fatti sugli animali, è stato scoperto che quando viene somministrata la taurina agli animali, animali maschi, i loro testicoli non soffrono e anche i livelli di testosterone non diminuiscono mai. Quindi, in poche parole, sembra che se gli uomini prendono un integratore di taurina non avranno problemi per quanto riguarda il testosterone. Io magari l'avessi saputo prima di arrivare ai 40 anni. Poi ci sono altri benefici della taurina, dei benefici sul cervello, sul cuore, sul sistema energetico e anche tante altre cose. Quindi la taurina è incredibile, è molto utile per ridurre la pressione sanguigna, ma in questo caso particolare, parlando dello stress, la taurina ha un effetto rilassante sul cervello e sul sistema nervoso e può anche trattare
curare l'ansia e la depressione, viene usata anche a livello clinico. Bisogna prendere un grammo di taurina prima di andare a letto per migliorare la qualità del sonno e anche prenderla durante il giorno. Sembra che gli studi dimostrino che non abbia un effetto tossico. Potete prendere 2, 3, 4 grammi di taurina e combinarla con, ancora meglio se la combinate con il magnesio, prendete insieme al magnesio. Quindi, in poche parole, parlatene col dottore per iniziare a prendere un grammo al giorno di taurina durante il giorno, prima di andare a letto. E potete aumentare la quantità senza avere degli effetti collaterali. Forse la taurina è uno dei nutrienti anti-aging più potenti che sia stato mai scoperto. Non è riconosciuto molto. Bene. Un'altra cosa di cui parlare oggi per quanto riguarda la riduzione dello stress è... Forse a voi piace il tè verde. A me piace andare in Asia e in Giappone soprattutto per il tè. E il tè verde contiene una serie di antiossidanti. Contiene la caffeina, ma visto che contiene anche la teina, questo porta ad uno stato di rilassamento. E la teina, come la taurina, non si trasforma direttamente in una proteina e ha una serie di effetti positivi per il corpo umano. Quindi potete prendere 200 mg di taurina alla sera e questo aiuterà a rilassarvi e a migliorare la qualità del sonno. E ho visto che la teina può, in uno studio, migliorare anche la funzione erettile. Ho visto che la che possa migliorare il livello di testosterone, che possa migliorare il flusso sanguigno dei genitali e quindi migliorare anche la funzione erettile negli uomini. Ma gli uomini che hanno problemi di disfunzione erettile, eccetera, questi sono, diciamo, dei segni preoccupanti anche di un problema cardiaco. Preoccuparvi non soltanto per la vostra prestazione sessuale, ma anche cosa implica questo a livello cardiovascolare. Quindi, se siete un uomo che ha problemi di erezione e non siete contenti delle vostre prestazioni sessuali, è importantissimo badare alla salute, alla vostra salute cardiaca. Per non parlare poi anche dei problemi emotivi che può creare questa situazione. Ne parlerò più nel dettaglio alla convention, ma per ora sappiate che la teina svolge un ruolo molto importante, visto che stiamo parlando dello stress, quindi bere tè verde durante il giorno vi può aiutare a gestire lo stress, avere più energia. O prendere un supplemento di teina soprattutto la sera può aiutarvi a calmare il vostro sistema nervoso, aiutarvi a farvi dormire meglio, migliorare i vostri ormoni e aiutarvi a gestire lo stress il giorno dopo. Poi ci sono altre cose, come per esempio fare un bagno caldo con i sali di Epsom. Chiaramente ci vuole tempo per fare questo e con lo stile di vita così... che abbiamo, a molte persone piacerebbe farsi un bagno con gli oli essenziali e con i sali di Epsom, e stiamo parlando di cose che sono molto semplici e che non sono per nulla costose. Quindi prima di passare a rispondere alle domande vorrei
parlare di altre due cose che sono importanti per la nostra comunità, che sono il glutatione, glutatione e il peptide di rame. Abbiamo parlato molto del glutatione, che è l'antiossidante maestro del nostro corpo. Il glutatione ha tutta una serie di benefici, e questo viene dimostrato dalle nostre ricerche: protegge la funzione delle cellule staminali del nostro corpo, ci aiuta a gestire lo stress, l'infiammazione, migliora la funzione immunitaria e chiaramente aiuta anche a gestire lo stress. Quindi, se non seguite una dieta salutare, se ci sono delle carenze nella vostra dieta, io vi raccomando di integrare con cisteina, lisina, per poter avere livelli alti di glutatione. E questo vi aiuterà a frenare e ridurre gli effetti dello stress. Ci sarà un webinar dedicato solo al glutatione per gestire lo stress. E in ultimo, il peptide di rame. Io sono un grande fan del peptide di rame e ringrazio il dottor Laurent Picard che l'ha scoperto. Quindi non è, sorprendente che possa aiutare a prevenire lo stress ossidativo e quindi lo stress cronico accelera l'invecchiamento. La gestione dello stress è una delle cose più importanti che possiamo fare per preservare la nostra gioventù e avere una vivere a lungo e vivere in modo sano. Quindi il peptide di rame è assolutamente fondamentale e importante per regolare lo stress. Questo è un articolo molto buono. Forse risponderò un po' più tardi alle vostre domande, ma è sufficiente dire che è importante usare appunto il ricorrere al peptide di rame per gestire lo stress. Quindi queste sono tutte le informazioni che hanno a che vedere con lo stress, e ci sono tanti modi per gestirlo: avere una vita sana, uno stile di vita sano, dormire abbastanza, bere abbastanza, fare esercizio fisico, prendere il magnesio, la teina, la taurina, usare questi integratori alimentari per gestire lo stress e l'infiammazione. Non dovrebbe diventare un problema, come lo è per molte persone, è assolutamente gestibile. Chi non ha stress, noi tutti abbiamo stress, sono tutte informazioni molto rilevanti. Abbiamo tantissime domande. Per esempio, c'è un integratore di peptide di rame particolare che ci raccomanda di prendere. Sì, questo è interessante, questa domanda è interessante, perché a seconda dello studio che si analizza da decenni, le raccomandazioni di peptide di rame cambiano continuamente. Adesso l'FDA raccomanda 900 microgrammi di rame al giorno, meno di un milligrammo. Io credo che non è così, non so cos'altro dire. Quindi l'RDA invece raccomando una dose completamente diversa. Ci sono informazioni che dicono puoi prendere troppo il rame in eccesso, può essere nocivo, ma ci sono studi clinici che dimostrano che si possono prendere a 30-50 mg di rame e dopo 2 ore
sistemi di disintossicazione naturale del corpo hanno, diciamo, normalizzato di nuovo i livelli di rame. Quindi 2,5 milligrammi di rame, la glicina è molto comune, quindi. E mangiare anche della cioccolata fondente, soprattutto anche le persone a cui piace il fegato ha molto rame, ma io direi 2,5 di peptide di rame al giorno, benissimo, va benissimo. Sì, ho sentito cioccolata, sì, cioccolata fondente del 70%, con 70% di cacao o al di sopra. Infatti la cioccolata con il 70% di cacao è stato dimostrato che può aumentare l'attività delle cellule staminali. Hai parlato della taurina, ci sono delle domande che riguardo la taurina. Te le dico una alla volta. Allora, le donne dovrebbero prendere taurina o soltanto gli uomini? Perché hai parlato soprattutto dei benefici per gli uomini. Sì, oltre a proteggere i miei livelli di testosterone, io chiaramente mi sono focalizzato su questo, ma la taurina, noi siamo molto fortunati perché lavoriamo con Melinda e Caitlin Connor. Caitlin ha fatto ricerche ad Oxford, è una donna veramente incredibilmente brillante, lei è stata speaker alle nostre convention, abbiamo fatto degli studi insieme alla conclusione alla quale è giunta è che la taurina è un qualcosa che dovrebbero prendere tutti, sia gli uomini che le donne. E il motivo di questo è che noi crediamo che, basandoci sulle ricerche che abbiamo raccolto, che dimostrano che c'è una grande, forte correlazione tra i livelli di taurina e la durata della vita. La taurina diminuisce con l'età. Si trova in grandi concentrazioni nel cervello, nei genitali, nel cuore. Funziona come antiossidante, quindi la integrazione di taurina riduce i rischi di Alzheimer, di demenza, aumenta la performance atletica, riduce le malattie cardiovascolari. È veramente un integratore miracoloso. Qui la mia opinione come ricercatore è che tutti dovrebbero prendere la taurina almeno 1 grammo al giorno. Bene, e poi parlando sempre di taurina, hai parlato un po' di integrare prima dei 40 anni. Perché è così importante questa età? E che succede dopo i 40 anni? Beh, questa domanda è interessante. Mi riferivo soprattutto agli uomini, quindi lo studio che ho citato. Allora, c'è un dibattito intorno a tutto questo, ma uno dei modelli, uno dei motivi per cui i livelli di testosterone, diminuiscono con l'età è che nei testosteroni, il testosterone soffre uno stress ossidativo con gli anni. Iniziamo per esempio con 100 unità diciamo che appunto diminuisce con il tempo. Allora, la taurina, così come qualsiasi altro antiossidante, si accumula nei testicoli. Quindi è stato scoperto che la taurina può bloccare lo stesso ossidativo nei testicoli, quindi negli studi fatti sugli animali è stato scoperto che l'effetto era così potente sui topi, sono stati fatti questi studi sui ratti, e questi animali non c'è mai stata una diminuzione di testosterone. Quindi gli studi fatti sugli animali non si possono riferire sempre agli esseri umani, ma in questo caso c'è una giustificazione, che invece,
cioè, si può applicare agli uomini, perché in un uomo con meno di 40 anni e che prende integratori di taurina può avere poi i benefici per tutto il resto della sua vita, per il cuore, per il cervello e anche per la prestazione sessuale, ma soprattutto proteggere la salute cardiovascolare. Bene, c'è una domanda. E che dice: c'è un collegamento tra lo stress e la perdita dei capelli e la caduta dei capelli? Sì, sicuramente, sicuramente. Vediamo che cosa possiamo, cosa posso dire per non avere problemi. Allora, parlando della crescita dei capelli, questa è un'affermazione medica, quindi devo fare molta attenzione a come rispondo a questa domanda. Ho parlato con vari medici di questo argomento. Quindi io direi che per un uomo, per una donna che vuole che i propri capelli possano crescere, ricrescere naturalmente, innanzitutto deve parlarne con il medico. Il microneedling. Quindi le iniezioni sul cuoio capelluto possono aiutare, no? Possono aiutare alla ricrescita dei capelli. Ma è lo stress, quello stress attira le cellule staminali. Quindi se dovessimo fare uno studio su questo argomento, quello che farei è io direi. Voglio trovare o studiare un prodotto che può aumentare il numero delle cellule staminali che circolano nel corpo, mobilizzare le cellule staminali e penso che questo si potrebbe fare appunto con le iniezioni, con. Ma c'è assolutamente una relazione, una stretta relazione tra la perdita dei capelli e lo stress. All'inizio ho parlato di Aeon e una delle domande è: qual è il momento migliore per usarlo? In che posto bisogna collocarlo? Si deve smettere di usarlo per un periodo di tempo? Ci puoi dire qualcosa su questo? Allora, innanzitutto, Aeon è uno dei quei prodotti che si possono usare durante il giorno o di notte. E per molti, molti anni prima che venisse fuori X39, usavo Aeon durante il giorno. E i nostri studi si basano sull'uso di Aeon durante il giorno, ma ho scoperto, io parlo di me, io ho spostato Aeon e lo uso la sera e veramente migliora la qualità del sonno di molto, e questo non è una sorpresa, diciamo. Quindi nei nostri studi le persone usano i cerotti di Aeon durante il giorno e notano la riduzione dello stress, dell'infiammazione e questi effetti si hanno anche se si indossa di notte. Quindi è una scelta veramente personale. Se una persona ha un lavoro molto stressante e vuole usare Aeon durante il giorno va benissimo, se vuole usarlo per rilassarsi la notte, entrare in uno stato di rilassamento prima di andare a letto, anche in questo caso va benissimo, quindi veramente si tratta di una scelta personale. E poi un'altra domanda è: va bene se metto X39 su altri punti di acupuntura? Non quei due punti di cui che tu raccomandi, sì. Noi abbiamo fatto degli studi per stabilire quali sono i punti di acupuntura. Quindi noi abbiamo un obbligo legale di suggerire questi posti perché sono quelli dell'acupuntura. Allora io. Se io per esempio mi tocco qui e dico qui c'è un po' di tensione, allora metto il cerotto Ion qui o a volte sulle tempie, io lo metto sulle tempie. Quindi direi che se le persone vogliono usare i cerotti in questo modo non dovete conoscere i punti di acupuntura, bisogna solo cercare i punti in cui si avverte dolore, in cui c'è tensione e applicare il prodotto. Hai parlato dei
La sauna, per esempio. Ah sì, prima di entrare in sauna bisogna togliersi i cerotti. O prima di fare il bagno in una vasca. Sì. Non mi preoccuperei di questo. No, invece la sauna è diverso. Noi sappiamo che aumenta la temperatura. Perché la temperatura quando aumenta può degradare, diciamo, il cerotto, quindi bisogna prima di entrare in una sauna forse è meglio togliere il cerotto, non c'è nessun problema se si entra con il cerotto, ma comunque può ridurre l'effetto del cerotto. E poi questa è un po' una domanda egoista, ma ti ho sentito parlare della convention. E adesso stiamo arrivando alla fine, diciamo, alla scadenza per potersi iscrivere. L'ultimo giorno è venerdì. E che cosa si possono aspettare da questa convention? Qual è questa grande esperienza che potrebbero avere? Allora, questo è l'evento in presenza più grande mai fatto. Sai che il nostro staff ha fatto un lavoro incredibile per preparare questa convention, quindi pianificare un evento di queste dimensioni richiede un anno intero, quindi c'è molta preparazione per questa convention. E dal mio punto di vista, io vorrei dare alla comunità una serie di sorprese. L'esperienza di LifeWave, che vogliamo che le persone se ne vadano e che dicano: oh, è stata molto meglio di quello che io mi aspettavo questa convention. Per esempio, l'anno scorso, per le persone che erano lì, noi abbiamo scoperto il nostro drone umanitario e abbiamo avuto un successo così grande che ci ho pensato per mesi. Che cosa possiamo fare a questa convention per sorprendere le persone, anche offrire qualcosa di rilevante alla nostra comunità? Quindi abbiamo più di una sorpresa in serbo. Noi parleremo e riveleremo la tecnologia che la nostra comunità non ha ancora vista, e questa tecnologia avrà un impatto molto forte sul modo in cui i nostri brand partners costruiranno il loro business per gli anni a venire. Allora, noi abbiamo iniziato 20 anni fa il nostro business. E quindi sarà memorabile perché festeggeremo il nostro 20° anniversario. Ci saranno molte sorprese e tanti motivi per celebrare. Sono molto contento. Io sono stata l'ultima, è stato veramente un qualcosa di molto speciale, è incredibile stare insieme, passare tempo insieme. Abbiamo ancora 1 o 2 minuti. Abbiamo parlato della gratitudine per della tua gratitudine nei confronti della comunità, hai parlato dello stress. C'è altro che vuoi condividere con la nostra comunità, con le persone che stanno ascoltando? Sì, io direi c'è stato un evento della leadership in Italia con i leader top tutto il mondo. Io penso che condividere con i nostri brand partner mi ha fatto pensare a come siamo fortunati ad avere i leader che abbiamo in tutto il mondo. Quindi, dopo aver passato alcuni giorni con loro, chiaramente queste sono persone che conosco da alcuni anni, ma poter passare del tempo con loro ad agosto, queste sono persone che veramente si preoccupano di quello che fanno, si dedicano, lo fanno con dedizione, non soltanto per il business, ma anche per migliorare la qualità della vita, trasmettere il messaggio che c'è speranza, dare speranza agli altri. Quindi dobbiamo essere molto grati alla leadership della nostra azienda. Sono persone straordinarie che vogliono fare una differenza nel mondo. Quindi il motivo per cui abbiamo questo successo, il successo che abbiamo è che abbiamo questi leader straordinari che
che si preoccupano tanto del loro team e di quello che fanno e lo fanno appunto con dedizione. Beh, incredibile. Noi ti siamo molto grati per aver condiviso con noi il tempo, le tue conoscenze riguardo alla tecnologia e grazie alle persone che sono state con noi. Quindi noi chiudiamo questo webinar e ci vediamo tutti il mese prossimo. Grazie, stupendo, grazie a tutti. Close this out, and we will see you all next month. Wonderful. Thank you, Jeff. Bye. Thanks, everyone.